Benvenuti nella rubrica del grande Max. Come si suol dire, tutti quanti mangiano, ma c'è chi si nutre e c'è chi si delizia. Oggi deliziamoci. Andiamo a preparare un tortello con amaretti, zucca e ricotta. Diciamo non un tortello classico mantovano, un tortello meno elaborato, quindi senza mostarda e tutto, diciamo un po' per la nostra regione Marche. Andiamo ad amalgamare adesso subito la ricotta. Qua pure ricotta, aggiungiamo le zucche e gli amaretti. Nel frattempo abbiamo preparato classica pasta all'uovo, quindi uova 100 grammi di farina con un uovo intero, oppure possiamo mettere 100 grammi di farina con due tuorli d'uovo. Andiamo a stendere, ne prendiamo un pezzettino. Non deve essere troppo dura, perché poi facciamo fatica anche a stendere, deve essere bella elastica per lavorarla bene. Sarebbe bene stesa a mano, ma noi oggi per comodità la stendiamo con la nostra macchina professionale. Intanto è aggiunto un po' di parmigiano, un po' di sale se serve, un po' di sale, pepe. Se vogliamo possiamo aggiungere anche un tuorlo d'uovo o addirittura un albume. Andiamo a lavorare la nostra pasta un pochettino. A differenza del tagliolino, questa è una pasta che non deve riposare, quindi io non utilizzo farina, se no faccio fatica a farla attaccare. Sfoglia abbastanza sottile. Ecco qua, la nostra farcia che è già pronta. Noi ne avevamo preparata un po' nel nostro sac à poche, che è già pronta. Ecco qua. Il nostro sac à poche pronto con la farcia. Ecco qua, andiamo a spostare questo. Nostra pasta, andiamo a tagliare la pasta. Andiamo a farcire, farcite voi ragazzi. Ok. Perfetto. Andiamo a chiudere il nostro raviolino, poi dopo è la nostra fantasia, la nostra scelta, se vogliamo fare un tortello, se vogliamo fare un raviolo, no? Dipende come, noi lo chiudiamo un pochino a tortello, molto carino, ok? Eccolo qua. Nostro tortello di zucca, amaretti e ricotta. Eccolo qua, la nostra porzioncina. Siamo fatti. Andiamo direttamente in cottura e prepariamo una padella con un pochettino. Lo lasciamo, possiamo condirlo con quello che vogliamo, però noi lo lasciamo più neutro possibile, dato che il discorso del tortello è già ricco di. Qui è chiuso, ecco, l'importante è non mandare fuori la farcia, eh. Questa è andata un pochino fuori la farcia, bello della diretta, eccolo qui, mettiamo dentro i nostri tortelli, un pochettino di, li mettiamo in acqua, nel frattempo, dov'era il burro? Ok, mettiamo, non tutto, è troppo, mettiamo un pochettino, è una porzione, no. Ok, mettiamo un pochettino, salvia, sicuramente sarà lavata, ma comunque sempre meglio lavarla. Possiamo spezzettarla dentro a mano o tagliata sottilmente o tritata.
Secondo me è bella anche tagliata così a mano. Vediamo se c'è una paletta per scolare. Vediamo se sono pronti. È una pasta talmente fresca che 2 minuti di cottura è più che sufficiente. Aspetta un secondo. Cottura. Mettiamo un altro pezzettino di burro. Poi Gabriele, se c'è del parmigiano in giro. Ok, vai, scola. Ci prepariamo il piatto. Ecco qui, mettiamo pizzico di parmigiano, o grana padano. Aspetta con l'acqua, aspetta. Sì, perché mettiamo sempre un pochettino di acqua di cottura per dare un pochino di cremosità al nostro tortello, no? Aspetta un attimo lì. Perfetto, andiamo a prendere il nostro piatto. Cambiamo piatto, sto giro. Ecco qua, abbiamo il nostro piatto. E andiamo a impiattare, no? Porzione male, 4, nostro pezzettini di salvia, ecco qua, facciamo ritirare un pochettino la salsa. Fuso, ecco qua. E una punta di formaggio sopra. Ecco questo, ravioli di zucca, burro e salvia. Oggi per voi. Grazie.